ne partono e ne partono ancora. Pioggia in faccia e vento alle spalle. La terra non ci può far campà, sulla fatica non bastarà, è sempre poco che lo tratta. Non facciamo in compagnia, la vimma chiusa da pria, la vimma chiusa da cerca. Ciao a tutti, sono Simone Sibillano e ci troviamo qui a Grotta a Mare per la messa in scena di America, il musical di Guido Cataldo, Simone Sibillano con le musiche di Guido Cataldo, diretto da Simone Sibillano. Antonio, mirabile, emigrante. Sara Monti, immirabile, emigrante. Amalia Levi, artista, emigrante. Lo spettacolo nasce dall'esigenza di raccontare il perché dei grandi esodi. E diciamo che in un momento storico come questo mi sembrava interessante, insieme al maestro Guido Cataldo, raccontare proprio una storia di migrazione di inizio secolo. Io sono Bartolomeo Cataldo, il nonno di Guido Cataldo, quindi un personaggio realmente esistito, che parte per le Americhe a cercare fortuna, ma a cercare fortuna nella musica, perché Bartolomeo Cataldo era un pianista compositore. Stato fatto per ora sullo spettacolo è che esce fuori una coralità bellissima e io devo dire sono molto felice di questo. Ero anche un po' preoccupato insieme a Valeria perché avevamo paura comunque che alcuni personaggi non uscissero fuori, invece la forza dello spettacolo è proprio che ci sono tanti protagonisti e tutti questi protagonisti riescono a far capire chi era il popolo italiano di quell'epoca. Ogni personaggio ha una sua storia predefinita e molto molto importante. Alcuni di questi sono stati scelti a tavolino, abbiamo scelto di trattare dei temi importanti come l'immaginazione, la musica, sessualità e altri temi invece come la violenza sulle donne o l'incesto sono venuti scrivendo. E per esempio nel ruolo di Amalia Allevi, artista emigrante, è stato un ruolo che è nato dal nome, da questa ragazza che si chiamava Amalia e che era molto altezzosa. Lei mi sta giudicando, lo vedo dai suoi occhi, sono pieni di giudizio e di sdegno per una come me. Mi invidia per tutti gli uomini che ho e che ne non avrà mai, ma ognuno sceglie la propria strada ed io ho scelto questa. Credo che la scelta della coralità, anche vocale, dello spettacolo sia una scelta molto azzeccata per il tipo di spettacolo. In questo caso io e Guido ci siamo avvalsi della collaborazione di Davide Misiano, perché avevamo comunque bisogno di un vocal coach che dirigesse esternamente il lavoro. La cosa bella dello spettacolo è che ognuno di noi, chi la regia, la coreografia, la scrittura delle musiche, ognuno di noi ha fatto il suo e noi abbiamo cercato di rispettare sempre i consigli degli altri, ma soprattutto il lavoro degli altri, e questo secondo me ci fa capire che lo spettacolo non è corale soltanto nella visione ma anche nella realizzazione. Ovviamente, come in ogni romanzo che si rispetti, abbiamo una grande storia d'amore, quella tra Bartolomeo Cataldo e Bianca Masillo, che durante la traversata, che durava un mese all'epoca, insomma era tanto tempo, si innamorano, arrivano in America e chissà, chi vivrà vedrà. Masillo, ma secondo me avete detto una ciucciaria! Scusa, ma... No, senza offesa, la luna del nostro paese e non può essere come quella dell'America, perché mentre in Italia è giorno, in America è notte. Dov'è? Ciao, sono Valeria Monetti e in America il musical interpreto il personaggio di Bianca Bianchi, una vedova napoletana,
Campana, che appunto una volta perso il marito e quindi persa anche la possibilità di condurre una vita normale, insomma, nella sua terra, approfitta di questa opportunità di abbandonare l'Italia e affronta questo viaggio per arrivare in America, dove si aprirà sicuramente una nuova occasione, nuove occasioni e soprattutto un nuovo amore. Sono state scritte da Guido Cataldo. Il perché proprio ora questo musical, diciamo che è stata una casualità, nel senso che Simone Sibilano ha sentito queste musiche grazie ad un rapporto precedente con Guido Cataldo, musiche che però hanno 15 anni se non di più. Queste musiche sono già arrivate oltreoceano con altri arrangiamenti, con un altro cast, diciamo con un adattamento molto diverso. Simone, una volta ascoltate queste musiche, ha voluto affrontare questa sfida e credo sia un destino il fatto che si parli in questo spettacolo di emigranti in un periodo come questo, dove molti giovani stanno approfittando per guardare purtroppo oltreoceano, con il rischio di dover abbandonare per sempre la nostra bella Italia. Quindi diciamo che è stata una casualità, ma mai come questa volta un musical può essere assolutamente attuale. È vero che sono musiche classiche, è vero che sono musiche anche che hanno un arrangiamento molto classico, perché vuole essere il richiamo ad una terra, soprattutto il richiamo ad un periodo storico, io vorrei giudicarlo molto dai colori caldi, perché le musiche vi riportano queste atmosfere. Questo è stare dietro le quinte, questo guardare e partecipare alla creazione di uno spettacolo, ovviamente non in prima linea, perché sicuramente io avevo il compito magari di organizzare la situazione, ma il grande lavoro è di Simone Sibilano, e dirò che mi è piaciuto molto perché sono stata io stessa a imparare guardando i ragazzi. Sono Chiara Materassi e in American Musical interpreto il ruolo di Francesca Cabrini, madre Francesca Cabrini, una suora realmente esistita tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, originaria di Lodi, che intraprende il primo viaggio negli Stati Uniti nel 1889, incontrando qualche difficoltà, ma poi riuscirà con la sua determinazione e la sua forza a creare una bella situazione, creerà degli orfanotrofi, delle case per orfani, verrà fatta santa e diventa la patrona degli emigranti, ed è questo un po' il ruolo che ha anche all'interno dello spettacolo, perché è un personaggio che c'è e non c'è. In alcune scene capiamo che è realmente lì, in altre scene è una sorta di fantasma che accompagna gli emigranti in questo viaggio e che in qualche modo li protegge con la sua gigantesca figura. È stato affidato anche il ruolo di coreografa per la prima volta, perché dopo qualche anno di carriera all'interno del musical finalmente mi ritrovo a fare quello per cui ho iniziato a studiare, ed è stata un'impresa interessante, perché mi sono ritrovata a lavorare con non ballerini,
ne avevo soltanto due all'interno del cast, su 16 persone soltanto due ballerini, e, però diciamo che il fatto di lavorare senza le scenografie e con queste musiche molto importanti mi ha aiutato un po' nello sviluppo del lavoro. Ciao, io sono Mario Moretti e in America il musical interpreto il caporale. Quest'anno è grande poco. Sì e no, per due o tre mesi. E dopo che farete? Il caporale è questo personaggio che arriva e approfitta della miseria in cui vive questo piccolo gruppo di piccoli eroi, di emigranti degli inizi del Novecento, e approfitta di questa situazione e organizza il loro viaggio in America. Guadagnerà su questo viaggio, ma soprattutto approfitterà nello specifico della vita di una ragazza. Io te avevo lasciato da trovare a mezzo di campo, tu non sei buona manco con altri, e poi lavoro che darti! Le prime cose che ho pensato le ho pensate nelle prove, quando ho visto già a buon punto il lavoro, e quindi questo 15 giorni fa, e sono 15 giorni fa che io sto piangendo in continuazione. Mi commuovo ogni volta che lo vedo provare, come la prima volta, e mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Senza distinzioni. Ma pure se non è la Madonna, lei sta di una cosa santa, una cosa che sta dentro una parola, una cosa che si chiama libertà. Ho capito che su questa nave c'era un poco tutta l'Italia, tutti quelli che scappavano, chi per una ragione, chi per un'altra, scappavano dall'Italia, quindi io perché? Le coppie di omosessuali, o perché la ragazza viene andata dal padre, o per fame, o per gloria, o per qualche altra cosa. Quindi l'equipaggio della nave, cioè i passeggeri della nave, è un poco lo specchio della società dell'epoca.